Un salutissimo agli amici di Mitico Snake. Allora, ragazzi, mi trovo in auto stamattina e quale buona occasione per girare un vlog, ed è un vlog in cui provo la mia Action Cam Apeman 4K A77. Allora, vi spiego un po' una cosa su questa Action Cam. Io l'avevo acquistata prima che iniziasse la quarantena, però come uno stupido non gli ho allegato una SD card, quindi è iniziata la fase di quarantena e non ho potuto acquistare una SD card perché i negozi stavano chiusi, né tantomeno acquistarla su Amazon perché mi sarebbe arrivata dopo 3-4 settimane, quindi ho preferito aspettare. Adesso la sto provando e la provo in questa occasione perché sono stato incaricato di fare alcuni lavoretti tra le zone di Bolzano e le zone del Trentino, quindi a Trento. E vi mostrerò qualche paesaggio particolare durante il mio viaggio. Quindi questo sì è un vlog, però mi proverò anche questa Action Cam e vedremo un po' come cattura i video, come cattura gli audio. Quindi ragazzi, non ci sarà nessun tipo di color correction, in modo che voi possiate vedere i colori vivi. Anzi, forse un po' di color correction gliela voglio mettere, e più che altro a me interesserebbe l'audio, però dai, ci penserò magari in fase di post produzione. Al momento dico che non ci sarà nessuna modifica, sia per quanto riguarda color correction e altro, magari nelle scene finali magari qualcosina la farò. E vabbè, faccio partire la sigla e noi ci vediamo subito dopo. Allora, carissimi ragazzi, vi ho mostrato qualche ripresa dalla mia Apeman Action Cam 4K77. Allora, un attimino che la sistemo perché la tengo in una posizione un po' strana. Ma allora, stavo dicendo, sono delle video riprese a 1080p a 60 frame per secondo. Poi magari dopo cambierò qualche impostazione e farò anche qualche video ripresa in 4K, solo che poi ci sarà la distorsione della lente che a me non tanto mi piace, però vi farò anche la videoripresa in 4K. Allora, carissimi amici di Mitico Snake, sì, mi vedete per la prima volta con una mascherina, e devo dire che tra l'altro è anche bella, ma se dobbiamo portarla la portiamo con stile. Allora ragazzi, mi trovo a Bolzano, quindi come vi dicevo prima, quale buona occasione per provare la mia Action Cam. E devo dire che Bolzano è veramente bella, sì, bella. E dai, vi mostro qualche clip della città.
Allora, carissimi amici di Mythical Snake, eccomi qua, vi ho mostrato sì solo una clip della città di Bolzano dove ero in quel momento e spero che l'audio con la mascherina si sia sentito bene, perché mi sentivo un po' presso perché la mascherina cadeva anche, e spero che si riesca a sentire bene. Allora, io già ho sentito già qualche clip, l'ho vista e devo dire che non è male, si comportano bene, quindi devo dirvi che sono delle video riprese a 1080p a 60 frame per secondo, quindi ho eguagliato le video riprese con la mia fotocamera principale, ovvero la Canon che tengo qui nello zaino. Un'altra cosa, la cosa buona di questa Action Cam, che ci sta un'applicazione ufficiale di Apeman che consente di gestire tutto dal dispositivo, dallo smartphone. In questo momento la tengo collegata al mio OnePlus, gestisce bene la cosa, quindi posso gestire sia lo scatto sia la video ripresa, la boom fotografico direttamente dalla Action Cam, e posso scaricare anche tutti i file. Però nel download dei file impiega un pochino di tempo, però già è una buona cosa, e io sinceramente preferisco scaricare direttamente da SD a computer. Quindi ragazzi, adesso mi toccano altre due destinazioni, uno forse altre tre in provincia di Trento, e poi faccio rientro, magari vi mostrerò qualche altra clip anche di Trento, dai. Quindi vi dicevo, quale buona occasione se non provarla in questo modo. Ok ragazzi, stoppiamo un attimo il video e facciamo un passo indietro. Allora, giro la fotocamera verso di me, eccomi qua. Allora, volevo dirvi, siamo arrivati fino a questa parte qui perché, come potete vedere, stavo editando il video. Trovo l'angolatura giusta, ok, stavo editando il video, però che è successo? Mi sono accorto che mancano le clip che avrei dovuto fare quando sono andato a Trento. Però fatto sta che io quella mattina ero un po' di fretta, ero sceso presto, in fretta e furia, che è successo? Che ho dimenticato la batteria di ricambio della mia Action Cam. E non solo avevo dimenticato quella, ma ho dimenticato anche il cavetto USB di ricarica. Sì, ho dimenticato sia una e sia l'altra cosa, quindi tutte e due non ho potuto ricaricare la mia fotocamera. Voi adesso starete dicendo, sì, ma dopo il lavoro da tecnico informatico ti mancano i cavetti. Sì ragazzi, proprio quella giornata mi mancavano, perché io con me avevo solo dei cavetti USB-C per ricaricare solamente il mio smartphone, quindi non ho potuto ricaricare quella che era la Action Cam che stavo provando. Quindi ragazzi, beh, ho lasciato solo queste clip qui. Devo dire che è stato un viaggetto abbastanza interessante. Ho avuto modo di visitare la Bolzano, provincia di Trento. Ma perché non mette a fuoco? Ma cavolo, mettiamoci così. Ok, ecco qua. Allora, beh, che dirvi, vi dovete accontentare di queste piccole clip su Trento, scusate, su Bolzano. E non ho portato nessun tipo di color correction, ho aggiunto solo le bande nere per dare un tocco cinematico alle clip, e basta, tutto qui. Allora ragazzi, se questo vlog vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate qua in basso nei commenti. Quindi ragazzi, scatenatevi, fatemi sapere, ditemi la vostra, sia per quanto riguarda l'audio e sia per quanto riguarda le videoriprese, che voglio ricordarvi che erano a 1080p a 60 frame per secondo, quindi non ho potuto registrarvi nemmeno qualche clip in 4K purtroppo. Mannaia, se non mi fossi dimenticato quella batteria e il cavetto. Vabbè, dai ragazzi, poi vi porterò la video recensione qui sul canale, e che dirvi ragazzi, oltre a farmi sapere la vostra, lasciate un bel pollicione in su se questo video vi è piaciuto, e già lo sapete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché aiutano molto il canale. Cambiamo braccio, e già lo sapete, mi trovate anche su Instagram @mythicalsnake, quindi seguitemi anche lì, e noi ci vediamo ben presto qui sul canale con la video recensione di questa Apeman 4K A77. Qualche piccolo difettuccio, però devo dire che si è comportata bene. E noi per il resto ci vediamo sempre qui domenica mattina sul mio canale. Ciao!